Amici di Onda Libera, siamo al Festival Passaggi in compagnia di Monica Maggioli, inutile presentarla, direttrice di Rai News 24 e di Televideo, se non sbaglio. Ha presentato un libro interessantissimo sull'ISIS, in pratica, sul terrore mediatico causato dai vari video dell'ISIS e dalla vicenda di Charlie Hebdo. Allora, il fenomeno ISIS, secondo lei, è un fenomeno che nasce effettivamente all'interno del mondo musulmano o sta usando la religione musulmana per i suoi scopi? Allora, senz'altro nasce all'interno del mondo musulmano, questo è un dato di fatto, ma è altrettanto vero che è una strumentalizzazione della religione musulmana. Devo dire che una delle cose che mi dicono più spesso i miei amici di religione musulmana, di religione islamica, mi dicono noi ci sentiamo scippati della nostra religione da chi utilizza i simboli, i codici, le parole della nostra religione per fare poi una cosa che non è scritta da nessuna parte nel Corano ed è una cosa assolutamente distante dal nostro sistema di valori. Perché una religione che usa la violenza pura mi sembra che non esista. Ma al di là del fatto che non esista, poi il problema è proprio che c'è un utilizzo simbolico di tutti gli elementi che fanno parte della religione musulmana da parte dell'ISIS, che sa esattamente di utilizzare questi simboli perché questi simboli hanno un'efficacia e una capacità evocativa molto precisa. Però pensare di poter identificare le persone di religione musulmana con questo tipo di visione è veramente impossibile. Sta giocando un ruolo fondamentale lo strumento informale, lo strumento mediatico. E che ruolo deve avere secondo lei il giornalista e la stampa in una situazione così delicata e così articolata? Ma il giornalista deve prima di tutto fare il giornalista. Le faccio un esempio. Quando io ho detto che non avremmo fatto vedere in forma integrale i video dell'ISIS, moltissime persone hanno detto allora non ci fate vedere i video e censura. No, io ho detto questi video sono stati costruiti in un modo così sapiente, così intelligente per uno scopo preciso. Noi faremo vedere tutto quello che è contenuto, ma non montato come l'hanno montato loro e raccontato come l'hanno raccontato loro, perché il giornalista deve essere ancora più centrale rispetto a questo racconto, quindi destrutturare, smontare quel racconto, far vedere tutto, ma far anche capire che dall'altra parte c'è qualcuno che sa esattamente come usare quegli strumenti per fare proseliti, per convincere, per, come dire, rendere il proprio messaggio globale. Quindi non seguire il sentiero tracciato da loro. Quello è il tema. Grazie mille. Amici di Onda Libera, un saluto.